Eccoli qua, testa a testa, Grande Italia che pedala. Vediamo se Cotti riuscirà a tenere il ritmo di Pantani. Pantani scatta ancora, è stato veramente un ritorno da grandissimo atleta, da grandissimo scalatore questo Pantani, con i nostri due uomini, Pantani e Cotti. Attenzione! Pantani solo. Pantani con uno scatto secco ha avuto ragione anche della resistenza del bravissimo Ivan Cotti. E ora Pantani va, vola verso il mitico traguardo, l'Alpe d'Huez. Allora Turchetti a questo punto mi dispiace, ma lo vogliamo a tutti i costi. La tattica giusta l'avevamo vista, l'avevamo detta, ed eccolo qua Pantani. Turchetti, mi raccomando, Pantani subito. Mentre qui scandiscono a gran voce Italia, Italia. Pantani che ormai è arrivato agli ultimi 500 metri, sta andando molto forte, devo dire che ieri ero un po' arrabbiato con lui perché avrei voluto vedere un Pantani diverso e oggi mi ha accontentato, mi soddisfa questa sua scalata. Ho capito all'inizio prima di arrivare qua all'Alpe d'Huez, quando ha messo davanti la sua squadra che voleva fare la tappa, quindi questo veramente corridore che ritorna ad essere il Pantani dello scorso anno del Giro del Tour. Ed ecco organizzatissimo il rettilineo d'arrivo con Marco Pantani che ormai si avvicina al trionfo, il primo trionfo di questa sfortunatissima stagione. Ha sbagliato strada in quel punto, evidentemente un errore tipico che si addice agli italiani. Riscatta fortuna che era solo. Per fortuna che era solo. Ed eccolo là, scattare ancora. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince. Sembra quasi che discuta con se stesso, sembra quasi che parli con se stesso per spiegarsi, per raccontarsi questa splendida vittoria.